credo molto nelle feste ufficiali, forse quando ero più giovane no. Quindi mi devo ricordare che i giovani a volte sono colpiti sfavorevolmente dalla retorica. In realtà con gli anni ho imparato che ci sono dei momenti in cui l'identità di gruppo, quindi di nazione e individuale, si rafforza. Una è sicuramente il 2 giugno. Un elemento fondamentale che vorrei dire è che i principi della nostra Carta Costituzionale sono sicuramente ancora perfettamente, proprio perché sono principi vitali, perfettamente adatti anche alla situazione attuale. Bene, c'è uno dei principi fondamentali, è quello dell'impegno, mettiamolo in questi termini. L'impegno inteso come capacità di riconoscersi portatore di diritti, ma anche disponibile a esercitare i propri doveri. Questo significa che le due circostanze reggono e si, diciamo, sorreggono a vicenda. Significa che dobbiamo essere pronti, secondo me, dobbiamo soprattutto farlo capire ai nostri giovani che il dovere è faticoso, ma è necessario ed è un dovere delle nostre istituzioni, di noi come genitori e di noi come istituzioni. Non alimentare l'indifferenza, questo mi sembra fondamentale. Ce l'hanno detto anche i nostri padri storici della Costituzione. Entrare nella Repubblica vuol dire entrare nella maggiore età, avere capacità di agire e doverne assumere tutte le responsabilità. Ora, la responsabilità rende fieri e pensosi, non rumorosi e festanti. Una ricorrenza importante che vede qui confluire su questa piazza tutte le autorità, tutti gli uomini e le donne delle istituzioni, ma oggi anche con una forte partecipazione popolare. Poi un modo per sottolineare l'importanza del fatto che la nostra è una repubblica dopo l'esperienza della monarchia ed è un modo anche per ricordare e per celebrare tutti coloro che meritano e hanno meritato appunto una riconoscenza da parte delle autorità nazionali e per ricordare tutti coloro che sono sopravvissuti alle tristissime vicende dei campi di concentramento. Oggi anche tanti giovani, questo è un bel segnale di speranza.